Cavoli, sì. Bene, sì, era la gara che dovevo fare. Magari più avanti dovrò iniziare magari a passare anche al primo 50 un po' più basso, però per ora va bene, era quello che io e Gianluca avevamo detto di fare. Sono contentissima di esserci riuscita. La donna dei muri, si può dire? Sì, dai, adesso, vabbè, adesso vacanza per fortuna e dopo si ricomincerà l'anno prossimo a pedalare, insomma. Quanto l'hai sognato, l'hai preparato, cioè quanto sì, ti è costato? Diciamo che dopo il bronzo agli europei era da là che ci pensavo a questo. Solo che sai, magari fino agli assoluti, fino a Sette Colli, pensavo, vabbè dai, magari prendere un altro bronzo in lunga non sarebbe poi così male. Dopo il Sette Colli ho visto che avevo fatto 7-1, ho detto cavoli, ma qua ci sarebbe pure qualcosina di più di un bronzo. E no, sono contentissima, veramente. Com'è un'altra questa panziera che una volta era timida, ansiosa e molto sì, cioè, se pensi che comunque l'anno scorso a Budapest ho fatto 9-4 e ero contentissima, adesso ho fatto 3 secondi di meno, e cioè significa che la testa fa gran parte del lavoro, perché non penso che gli anni scorsi mi impegnassi o mi allenassi di meno di quello che ho fatto quest'anno, ma è proprio l'atteggiamento mentale che cambia tutto. Fai trovare pronto al momento giusto, insomma, sì. è ogni volta che scendi in vasca migliori, quindi questo... Vabbè, sì. Perché appunto magari cresco sempre di più di volta in volta, adesso magari, cioè questo è comunque un tempo che anche a livello mondiale... Se migliori ancora, dove vai? Pensiamo, adesso pensiamo alle vacanze. Ecco, ma il cambio di testa a cosa si deve? Un mental coach, al fidanzato, alla mamma? Penso sì, a un po' tutto quanto, soprattutto magari a Simone, che comunque lui è un atleta molto, molto serio e ha sicuramente più esperienza di me. Magari mi ha fatto appunto rimanere un po' più tranquilla. Poi quando vai bene a una gara, poi ti gasi, esatto. Senti, hai anche studiato molto proficuamente, dovresti credo laurearti a breve o già a settembre? Sì, a ottobre dovrei discutere la tesi. Su che cosa? È un'analisi economica di Torino 2006 e Londra 2012. Ah, in termini di Olimpiadi? Sì, certo, ormai lo sport è la mia vita, quindi non poteva non esserci pure nel mio percorso di studi. Quindi ti laurei in? Ho la discussione a ottobre. No, ma in... In economia, economia aziendale e politiche dello sport. E tu dove la faresti l'Olimpiadi? Perché dici sì. Non lo so. A Roma. La neve a Roma. Senti, invece cioè, da Treviso, cioè Razzapiave si può dire, cioè, sei una testarda tenace, no? Sì, non lo so, Susi ha la Razzapiave, però diciamo sì che comunque tutti quelli che siamo qua, a prescindere da dove veniamo, siamo tutti molto tenaci. Questo è stato un europeo comunque bellissimo, adesso ci sarà anche Simona nel quattro stile, poi ci sarà la staffetta mista delle donne che possono fare bene, quindi vediamo di concludere al meglio questa. Però insomma, Federica ha sparso il seme in Veneto, perché mi sembra che da lì stiano arrivando. Siamo in molti del Veneto, pure Ilaria Cusinato che comunque è andata benissimo. È molto giovane e può ancora tanto. Senti, tu sei qualche rito, qualche scala, avevi non so, magari segnato un tempo di nascosto, che come no, vivi? Quello il tempo non ci si pensa mai al tempo, si pensa a nuotare bene. Quindi, stamattina, a fare la propria gara. Stamattina come l'hai preparato quest'ora? Con la tranquillità, dormendo, magari alzando. Sì, no, ho capito che comunque bisogna rimanere sempre tranquilli, cercare di pensarci il meno possibile. Perché poi tanto l'adrenalina qualche ora prima della gara ti sale automaticamente, quindi meno ci pensi, più tu stai tranquilla, meglio è, più riesci a arrivare. E hai un allenatore tranquillo pure, mi pare, Belfiore. Sì, no? Sì, Gianluca Belfiore. Sì, io con lui mi alleno da 4 anni e mi trovo benissimo, proprio secondo me l'allenatore sì, significa tanto, bisogna trovare proprio, non esiste un allenatore bravo o uno meno bravo, esiste l'allenatore giusto per te.
Sì, Gianluca per me è quello giusto perché è molto tranquillo, è serio, gli piace il suo lavoro, sa quello che fa, sa cosa dirmi, cosa farmi fare, trovo bene. Senti, ma l'oro tuo e di Codia, tu hai sempre un sorriso smagliante, lui non ride mai, cioè siete agli antipodi, no? Ognuno ha le sue caratteristiche. No, però dai, insomma, bello condividere anche con un compagno. Adesso tra poco sarete premiati uno dopo l'altro. Sì, 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 infatti, no, vedere Pierino che sale con me, cioè con me, nel senso, sale prima di me sul primo posto, cioè sono contentissima per lui perché comunque ci conosciamo ormai da 4 anni e io le mie nazionali che ho fatte le ho fatte sempre con lui e lo vedo tipo un fratello maggiore, no, che... Dobbiamo fare insieme lo stesso, sì, giorno. Esatto. Quindi no, sono veramente contentissima anche per lui. Senti, gli step finale olimpica e finale mondiale adesso sono realizzabili, no? Sì, diciamo con questo tempo sicuramente sì, però bisogna riuscire a rifarlo, insomma. Dobbiamo rimanere comunque con i piedi per terra e continuare a lavorare come abbiamo fatto quest'anno, insomma. Senti, il tatuaggio sulla schiena si deve a qualcosa... Cos'è? No, un leone. È un leone. Hai copiato da te. Fai la foto. No. No, è che no, il leone è il mio animale preferito. Poi io sono anche del segno del leone e quindi mi ricorda di rimanere sempre che forte, insomma. 12 agosto. Ah, quindi, tra poco. Quindi tra poco. Sì, ti sei fatto il regalo di compleanno? No, sì, questo sì. Questo è infatti, più importante, scusa, sì, più bello di questo. Ha ingannato l'attesa guardando la gara di fondo? Sì, sì, ho visto più o meno qualche spezzettone. E poi l'hai consolato con il cuore? L'hai vendicato? Sì, diciamo che il cuore era per tutte le persone che comunque hanno sempre creduto in me, mi sono state vicine. Sì, che gli volevo dire grazie comunque sia a Simone, alla mia famiglia, alle mie amiche, poi la Niene, le Fiamme Oro. Basta. Grazie, complimenti, veramente. Grazie.